Grazie Presidente, prima di intervenire sull'ordine del giorno vorrei fare una breve precisazione per il consigliere De Priamo che in dichiarazione di voto ha sollevato la questione di presentare degli emendamenti di commissione. In realtà non è stato così, dall'accordo anche non c'è nessun accordo, non c'era accordo in commissione di presentarli tutti insieme, abbiamo certamente trovato accordo riguardo la delibera in sé e la questione in sé, poi non la vieta di sottoscriverli, ci mancherebbe pure, però insomma non era giusto una precisazione. Allora, tornando all'ordine del giorno, l'ultimo ordine del giorno allegato a questa delibera è un po' più ampio, però comunque è collegato alla questione del parcheggio. Perché dico che è un po' più ampio? Perché parliamo del piano particolareggiato del comprensorio dell'Università di Tor Vergata. L'università è stata istituita nel 1972 con una serie di procedure che appunto ne hanno dato vita e noi oggi ci ritroviamo a votare la realizzazione di un parcheggio che deriva da uno standard urbanistico appunto generato dalla realizzazione nel 2007 dell'Agenzia Spaziale Italiana, che quindi fa parte comunque del piano particolareggiato del comprensorio Tor Vergata. E quindi qui arrivo al nocciolo dell'ordine del giorno. Perché? Perché di fatto gli standard urbanistici che si vanno a realizzare si attengono non solo all'edificato ma anche all'edificabile. Quindi ci riferiamo anche a degli edifici, delle opere che ad oggi non sono stati realizzati, sono rimasti soltanto su carta. Quindi considerando questo, considerando che dal sito del Ministero dell'Istruzione, precisamente dal sito Ustat, che insomma è il sito dei servizi statistici delle ricerche, possiamo vedere che già dal 2003-2004, l'anno accademico 2003-2004, si registra in tutto il territorio nazionale un diciamo purtroppo vertiginoso calo delle iscrizioni nelle università e quindi ovviamente questa è una cosa che ha riguardato anche l'Università di Tor Vergata e quindi ci si è chiesto in sede di commissione se fosse ovviamente opportuno, visti i numeri in calo, rivedere l'intero, mettere al tavolo gli enti competenti, quindi la Regione, l'Università di Tor Vergata, la città metropolitana, Roma Capitale, e rivedere il piano particolareggiato del comprensorio, verificando quindi appunto l'effettiva necessità di realizzare innanzitutto le quantità edificabili e quindi anche ricalcolando tutti gli standard che da esso sono generati e ridistribuirli sull'intero piano particolareggiato di Tor Vergata. Grazie.